A tutti i ragazzi del vostro Paolo Inter, un bacione da parte mia, buon giovedì a tutti voi. Dunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo della partita della nostra Inter, ovviamente. Una partita, come sapete, terminata in pareggio per l'ennesima volta, quindi ennesimo pareggio stagionale, dopo e consecutivo, dopo anche il 2-2, dell'Olimpico contro la Roma, 1-0-0, un pareggio che praticamente non serve a nessuna delle due, un pareggio che ci fa andare a quota 10, appunto quota 10 pareggi in questa stagione, e praticamente, cosa possiamo dire, come dicevo appunto nel titolo del video, un film già visto tante volte. Una prestazione standard della nostra Inter, purtroppo in questo campionato 2019-2020, una prestazione e una gara in linea con tante altre molto simili che in certi casi sono terminate anche peggio, magari con una sconfitta e con una sconfitta magari amara e con una beffa finale. Fortunatamente non abbiamo perso, perché comunque abbiamo pareggiato, però sì, diciamo un pareggio comunque molto molto deludente. La solita Inter che fa la partita, che comanda il gioco, che non riesce mai a concretizzare e a capitalizzare tutte le occasioni create, al di là ieri sera di un Terracciano che era sicuramente stato di grazia e, o se volete, è stato miracolato, che ha parato tutto quello che c'era da parare, e poi la solita sfiga appunto di due pali presi, il primo da Lukaku nel primo tempo, il secondo su assist di Eriksen, e il secondo diciamo su una parata di Terracciano su un raso terra molto insidioso di Sanchez. È stata appunto questa parata di Terracciano che ha mandato il pallone praticamente sul palo, quindi due pali presi, un gol annullato a Candreva, ma quello lì era comunque irregolare, perché era posizione irregolare, il calciatore romano, e una sfiga che purtroppo non ci abbandona mai. Questa Inter purtroppo non riesce mai, in queste situazioni non riesce mai a buttarla dentro. Sono gare che sono da vincere, perché bisogna vincere queste partite, da tanti se e tanti ma, bisogna cercare di vincere, ma non ci siamo riusciti. La volontà e l'impegno si sono visti, nel senso che comunque la squadra si è impegnata, perché comunque la Fiorentina in fin dei conti non ha fatto nulla, si è resa praticamente pericolosa nel finale, ha sfiorato anche il colpaccio con Lirola, perché era proprio un tiro ravvicinato di Lirola, con un Andanovic, Sant'Andanovic, chiamiamolo così, che veramente ci ha messo una pezza ed è riuscito proprio a salvare il risultato nel finale, se no sarebbe finita sicuramente in una sconfitta un po' come è capitato col Bologna. Si è vista un Inter comunque deludente, dicevo, inconcludente, un Inter che nei fatti si dimostra ancora una volta molto immatura come squadra. Una squadra immatura, una squadra che non riesce mai a, appunto come dicevo, a concretizzare tutte le occasioni che crea. E ho visto anche un Lautaro Martinez che quando è entrato non è veramente è sempre rimasto fuori dalla gara, un ragazzo che sinceramente non riesco più a capirlo, perché non gioca più ai suoi standard abituali, ai suoi livelli. Adesso non so se nella testa c'è Barcellona, comunque un Lautaro molto, molto deludente, ecco, da un punto di vista anche del gioco, non era il solito Lautaro. Ecco. Una gara nel complesso molto fisica tra le due squadre, molto combattuta, perché comunque la Fiorentina si è dimostrata comunque squadra ben organizzata, però siete una Fiorentina che ha sfiorato, come dicevo, il colpaccio nel finale del secondo tempo,
però poi non ha fatto niente di particolare, quindi la partita l'abbiamo fatta noi come al solito, abbiamo avuto, diciamo, il pallino del gioco, abbiamo dominato quasi per tutta la gara, però non si riesce mai a buttare dentro questa palla. E, è successo, si è infortunato De Vrij, nel senso che purtroppo nel primo tempo, al 23esimo, ha avuto dei problemi muscolari, è stato sostituito da Ranocchia. Speriamo, a questo punto, adesso non so il bolettino riguardo De Vrij com'è, perché non ho letto niente, speriamo soltanto che non sia nulla di grave e di poterlo avere a disposizione per la prossima partita, quella di sabato sera contro Genoa. Prossima partita, trasferta a Marassi, come dicevo, una gara a questo punto che anche questa qui è una gara nella quale dobbiamo stare attenti, perché adesso dobbiamo stare attenti a tutte queste squadre, piccole o grandi che siano. Una partita della quale farò la live, ragazzi, infatti metterò il video prepartita, il promemoria su YouTube, mi raccomando, cercate di esserci per il 19:30, la gara inizierà il 19:30 di sabato sera. Una partita che dobbiamo andare a vincere, anche se ormai, come sapete, non abbiamo più velleità di scudetto, e comunque il campionato si può concludere qui, perché la Juventus, tra l'altro, stasera giocherà contro l'Udinese, contro una cosiddetta succursale, appunto, dei bianconeri, e credo che riuscirà comunque nell'intento, penso, di vincere, e quindi si prenderà questi tre punti che le regaleranno, le daranno questo scudetto Covid, targato Covid. Niente, cosa dire, ragazzi, un Inter che purtroppo arriva sempre lì, ma non riesce mai a fare quel passettino, diciamo, che adesso abbiamo l'Atalanta davanti di un punto, bisogna cercare adesso da qui alla fine, mancano tre partite, abbiamo questa trasferta di Genova contro Genova, poi avremo due partite abbastanza impegnative contro Napoli a San Siro e la trasferta, appunto, nell'ultima giornata di Bergamo contro l'Atalanta. Dobbiamo cercare a tutti i costi di tornare a questo secondo posto, perché in questo momento siamo terzi, e a meno uno dall'Atalanta che è seconda, dobbiamo cercare di riprenderci quello secondo posto, almeno per chiudere la stagione, diciamo, in maniera dignitosa e da Inter, ecco, perché comunque un terzo posto non cambia molto dal secondo al terzo posto obiettivamente, però non sarebbe meglio chiudere almeno il secondo posto. Poi in agosto, come saprete, avremo un'Europa League da giocare, speriamo di vedere un Inter diverso, un Inter che vinca questo trofeo, sarebbe bello se vincesse questa Coppa UEFA. Ci sono tante squadre comunque, diciamo, non facili da affrontare in questa Europa League, e quindi sarà dura sicuramente, però almeno proviamoci, non snobbiamo la competizione, cerchiamo di impegnarci al massimo, e chissà, magari ci salta fuori questa Coppa qui, e così la stagione sarebbe anche meno amara. Niente, ragazzi, vi saluto, le pagelle non riuscirò a farle anche per questioni di tempo, forse farò quelle contro il Genoa, adesso vedo. Io vi ringrazio dell'attenzione come al solito, vi mando un bacione, buon fine settimana a tutti, mi raccomando, venite in live, potete, lo dico a tutti i fratelli e sorelle azzurre. Venerdì, sabato sera alle 19:30 sarò in live sul mio canale, appunto, per commentare questa partita. Vi voglio in tanti. Un bacione a tutti, da vostro Paolo Inter, un abbraccio, e come dico sempre prima di lasciarvi, amala sempre e comunque. Ciao ragazzi, alla prossima, e sempre forza Inter. Ciao. Pazzi come te, ero azzurri, lo fateci soffrire, ma va bene, vinceremo insieme.